E torniamo per l'ultima parte della nostra trasmissione, torniamo a parlare di manovra economica. Intanto ringrazio Stefano che continua a scriverci e ci ha scritto: per il grande Dario Fo pare che l'incendio della stazione Tiburtina sia stato causato da un ingente furto di rame. Attento Fo, a casa sua di Roma di rame ce n'è assai. Chiaramente era una battuta quella di Stefano, in riferimento a Franca Rame, appunto la moglie di Dario Fo. Intanto noi però ricaliamoci nel tema della manovra economica. Andiamo subito a salutare la senatrice Rossana Boldi della Lega Nord. Buonasera. 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 Buonasera, grazie di aver accolto il nostro invito qui su Radio Yes. Grazie a voi. Ultime modifiche sono arrivate in corso d'opera nella giornata di oggi dopo il Consiglio dei Ministri per quanto riguarda la manovra economica. La Lega Nord come giudica queste nuove misure e soprattutto se pensate che ci sia ancora tempo magari per operare di correttivi in corsa? Ma io credo che con le ultime misure che sono arrivate domani la manovra così si voterà. Credo anche che siano state necessarie queste ultime misure anche dopo le raccomandazioni del Capo dello Stato per rafforzare ulteriormente la manovra, per cui credo che ormai questo sia, cioè il testo con tutti gli emendamenti che erano stati approvati in Commissione Bilancio e adesso queste ultime modifiche. Però le modifiche apportate non risolvono il problema degli enti locali? Allora, le modifiche apportate, è vero, non risolvono il problema degli enti locali, anche se io credo che rispetto al testo originario sia stato fatto molto rispetto agli enti locali. Rimane, ed è un grosso problema, quello del trasporto pubblico, ma con un po' di collaborazione, di calma, io credo che si possa risolvere anche quello. D'altra parte ci si trova nella necessità di fare molto in fretta e non vedo immediate soluzioni se non quella di approvare la manovra così com'è, possibilmente entro domani, prima di giovedì, cioè prima di quando ci sarà la decisione della BCE sul fatto di continuare a sostenere i titoli di Stato italiani. Certo, come maggioranza avete avuto delle forti pressioni dal Capo dello Stato e dal Governatore della Banca d'Italia, che è il prossimo Governatore della Banca Europea. E questo, evidentemente, queste pressioni hanno contribuito a snellire i tempi della manovra e a decidere il governo a porre la fiducia domani a livello di Senato. Sì, anche se devo dire che oggi quando il governo ha deciso che avrebbe posto la fiducia è venuto a dirlo alla capigruppo. Devo dire che comunque per l'aula almeno la maggioranza aveva assolutamente già deciso di non presentare praticamente emendamenti, che anche il Partito Democratico, pur avendone presentati molti, aveva dato la sua disponibilità a ridurre la discussione al minimo. Forse gli unici che avrebbero voluto tenere un po' di più la scena era l'Italia dei Valori, però anche oggi quando c'è stata in aula la discussione che ha commentato la decisione della fiducia, sì, ci sono stati toni abbastanza accesi, ma devo dire ad esempio che il senatore Morando, relatore di minoranza per la manovra, è stato molto molto corretto nelle sue valutazioni. Ecco, lo stesso Casini ha dichiarato quest'oggi: voteremo contro, ma fate presto. Sì, esattamente, anche. Esattamente. Credo che il problema sia questo, anche se, e questo ci tengo a ribadirlo, ci troviamo in una situazione nella quale indubbiamente l'Italia ha dei suoi problemi e delle sue peculiarità. Però credo che ad avere dei problemi e ad essere sotto attacco sia in realtà l'euro e l'Europa. Però non fa piacere come italiani sentirci richiamare dalla Spagna. Ecco, allora su questo, manca solo la Grecia. Al richiamo. Su questo veramente cioè direi che forse se ogni tanto qualcuno invece di far prendere fiato alle trombe stesse zitto,
forse sarebbe meglio, anche perché tra l'altro mi pare che per la Spagna abbia parlato un portavoce, nemmeno un personaggio politico di spicco, e per cui ripeto, io già non credo che non siano apprezzabili determinati commenti da parte della presidente Merkel, che comunque è in grandissima difficoltà in patria nei confronti del suo elettorato, nei confronti della sua maggioranza, e quindi è chiaro che dice anche delle cose perché deve rassicurare i suoi elettori. Sì. Una mossa più capisco, politica. Esatto, capisco una puntualizzazione da parte della BCE o del governatore Draghi, che peraltro, cioè, come il capo dello Stato ha detto, manovra un po' più incisiva e soprattutto veloce. Per quello che riguarda gli altri, cioè, credo che ognuno ha i suoi problemi, e specialmente dalla Spagna, insomma, da che pulpito, ecco. Senta, un'ultima domanda. Da parte di molti osservatori si nota come non ci sono elementi per lo sviluppo nella manovra, nell'ultima versione della manovra. Allora, che l'IVA in qualche modo compromette lo sviluppo, perché poi graverà comunque sui consumi. Allora, guardi, io indubbiamente il timore che l'aumento dell'IVA gravasse sui consumi è stata la motivazione per cui si è arrivati soltanto alla fine a prendere questa decisione, no? Si era cercato, sì, di non prenderla, ma purtroppo poi i saldi e la necessità comunque di mettere delle maggiori entrate in manovra hanno costretto a prendere questa decisione. Però non credo che in una manovra di questo tipo si potesse pensare di mettere insieme risanamento e anche sviluppo. Adesso le dirò una cosa che forse farà rabbrividire molti ascoltatori, ma personalmente, questa è un'idea mia, sì, non so nemmeno se viene condivisa da tutta la Lega, io credo che il famoso articolo 8 che porta alla contrattazione, sì, per i lavoratori a livello aziendale, quindi terrà, sì, conto delle varie soluzioni, contrariamente a quello che dice la CGIL, farà in modo di avere un mercato del lavoro meno ingessato e creerà sviluppo. Senta, noi la ringraziamo molto della sua partecipazione. La ringrazio doppiamente perché è la prima volta che una radio romana, nell'intervistare un esponente della Lega, non sente proferire contro Roma nessuna particolare indicazione. Guardi, e questo la ringrazio molto. Non ho assolutamente niente contro Roma, contro i romani, credo anzi che molte volte passino anche messaggi sbagliati, ecco, rispetto a quella che è l'idea che ha la Lega. La ringrazio, grazie, molto di questo anche. Grazie senatrice, buon lavoro alla senatrice Rossana Boldi della Lega Nord. Noi siamo giunti al termine della nostra trasmissione, allora ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori, ringrazio te come ogni sera, appuntamento per quanto ci riguarda domani alle ore 20. Sera. Grazie anche a te, alla grazie regia, a Matteo Menicucci in regia, e a tutti coloro che ci hanno ascoltato. E adesso lasciamo da buoni staffettisti lo studio a Emiliano Di Nardo, Nicolò Ballarin, Angelo Maria Papi, ovviamente la trasmissione è La Città nel Pallone, noi ci ritroviamo domani, anche grazie. Anche perché c'è la partita della nazionale questa sera, sì, la commenteranno 0-0 ancora da par loro. Qui c'è da commentare.